Berlusconi Airport, per il Silvio Berlusconi Airport. Sai qual è l'assurdo dell'Italia, caro David? La follia italiana, sì. La follia italiana. Una cosa che ho letto questa mattina su un quotidiano che ha come titolo, che si chiama Libero, sai quello con il cavallo alato, no? Quello con il cavallo, il quotidiano Libero, lo conosci? Devo essere sincero, ti devo confessare una non cosa. Compri Libero, non compri Libero. No, Libero. Se lo compro metto il Sole 24 Ore fuori, il Corriere, sì. Repubblica e dentro, sì. Dentro, cioè, coperto. Ti vergogni di mostrarlo? Ti vergogni di mostrare? Più che Libero, più la verità. Se devo essere, se mi chiedi, se devo essere proprio sincero, tanto siamo tra di noi, senza nulla togliere, se devo essere sincero. E anzi, ti dico di più: sì. Quando in edicola, io vado tutti i giorni e compro il cartaceo, ovviamente, sì. Compro tutti i giorni il giornale cartaceo, Corriere, allora? Repubblica, Il Foglio, sì. Corriere, Repubblica, Il Foglio e Il Sole 24 Ore. Questi sono i giornali del mattino che mi porto in spiaggia. Pensa che rottura dei coglioni. Corriere, Il Foglio. Pensa che rottura dei coglioni. Tutta la messa cantata, uguale. Ne leggi una, è come se leggessi tutti. Corriere, Il Foglio, Repubblica, Il Sole 24 Ore. Questi sono i giornali che si devono leggere per capire come gira il mondo, eccetera eccetera. Dopodiché spesso quando all'edicola, quindi anzi arrivo, c'è un signore, secondo me anche un po' fascistello, perché sei sempre con la camicia nera. Che cazzo fai? Hai fatto? Ogni volta arriva, io dico, mi dà la Repubblica. Vabbè, allora, e lui, con male, voce stentoria dice la verità. Io guardo, dico, ma sta scherzando? E lui, la verità, con disprezzo, guardandomi, la verità. Ma io ti ho detto la di verità. Libero, non della verità, però. Ti ho detto io, cioè, perché non compri Libero la mattina? Questo mi domando. No, perché per sentire una voce diversa, per facciamo sentire così, opinioni diverse. Facciamo così, io ti prometto che compro Libero se il suo autorevolissimo editore si presenta alla Camera per 5 minuti nel suo posto di lavoro. Se l'editore di quel giornale potrebbe essere un buon deal. Io ti prometto che compro tu dici, una se volta raggiunge il 20% Libero. Di no. Facciamo questo accordo. Se raggiunge il 20% di presenze per un anno consecutivo, ogni giorno comprerai Libero. Ogni giorno. Ma che cazzo? Ma lui deve andare. Ma che cazzo è? Lui, io posso scegliere se comprare o non comprare il suo giornale. Lui avrebbe l'obbligo di andare nel suo posto di lavoro. Infatti è un deal, è un accordo. Se raggiunge il 20% di presenze in Parlamento, il dottor Angelucci, stimatissimo dottor Angelucci, con cui ho fatto un viaggio in treno, è stimatissimo, molto simpatico. Ma perché lo chiamano l'ex barelliere? Ma non me ne frega un cazzo. Comunque la notizia era questa, perché Dagospia lo chiama l'ex barelliere? Ma perché l'ascesa sociale ti fa schifo? Le persone che nascono dal basso e diventano milionari ti fanno schifo? Però lo chiederò la prossima volta al nostro amico Capezzone. Come mai gli amici di Dagospia lo chiamano l'ex barelliere? Ma chi se ne frega, dai, adesso noi dobbiamo parlare ogni volta. Comunque la notizia è questa, ed è l'Italia. Allora, ti ricordi la Sapienza quando sei stato accolto così con abbracci e baci da questi signori filo-palestinesi? Devo dire che Libero fece un servizio straordinario, bellissimo titolo, bravi. Uno di quei su Israele hanno una posizione molto efficace, molto netta. Uno studente di economia, non quelli che ti diedero diciamo l'assalto alla Sapienza, altri di questi gruppuscoli universitari, uno studente di economia, un libico in Italia da 5 anni, militante di un'associazione che si chiama Unione Democratica Arabo-Palestinese, era stato arrestato per essere salito su un'automobile della polizia. Cioè, questo si era messo sopra l'automobile della polizia con un megafono. Sai com'è finita? Che per un giudice il fatto non sussiste perché pare, ancora bisogna aspettare le motivazioni, che la macchina non sia stata danneggiata. Cioè, tu puoi salire impunemente sopra la macchina di una polizia con un megafono e non ti succede un cazzo. Se hai il culo di non scalfire, di non toccare, di non sverniciare la macchina della polizia, tu puoi metterti sopra la macchina della polizia e fare un comizio. È uno sfregio. In America non sarebbe possibile. Ma in America ti abbattevano. In America non sarebbe possibile. Ma infatti su questo sono d'accordo. Ma abbatte nessuno. Su questo sono d'accordo con te. Però non si possono sfregiare le nostre istituzioni. Su questo ti voglio seguire perché le istituzioni cioè, se tu sali se non hai procurato un danno, adesso non so, non riesco a capire tanto i motivi della soluzione. Se tu salis sulla macchina della polizia, solo per questo devi essere condannato, comunque devi prendere una sanzione. Sono assolutamente d'accordo con te. C'è un signore che è Marco da Bergamo che mi segnala
Comunque, la cosa incredibile è che nessuno dice una parola su uno che sale su una macchina della polizia e commette evidentemente un reato, e a sinistra muti, soprattutto quelli pro palla, ma non solo quelli pro palla, perché i ragazzi che protestano vanno sempre bene e rompono i coglioni a quattro ragazzotti che sono venuti ieri qui a esporre questo gravissimo oltraggio alla famiglia Salis, che è uno striscione. Voi vi siete gloriati per anni degli striscioni. È andato sotto casa dove lui faceva i punti stampa, dove lui parlava continuamente. Qual è l'oltraggio alla famiglia Salis? Io impazzisco. Daniele Capezzone, buonasera. Buonasera, come andiamo? Bene, molto bene, molto bene. Anche come per stai, te stai, caro? Bene, grazie. No, però io sono c'ho una cosa qua. Io ho una cosa qua perché io seguo il dottor Parenzo con grande attenzione, sia quando è qui sia quando è alle Righe Tira, e anche sulle sue emissioni social. Allora, lunedì dopo le elezioni francesi, io ho visto un suo da una spiaggia, da una località di sofferenza, eccetera, arrotando molto la R, tu Macron, Emmanuel Macron, era tutta una festa. Macron. Abbronzato con i lettini dietro. Però, per sua sfortuna, mentre vedevo Parenzo Nautico, Macron, Emmanuel Macron, tutto festeggiava, era tutto lì avvolto nell'asciugamano e festeggiava. Avevo però ancora le immagini del comizio di Mélenchon della sera precedente, in cui c'era bandieroni palestinesi, una ferita, bandieroni di altri stati medio orientali non identificati, bandieroni di altri stati africani non identificati, poi c'era sul palco una velata, un altro con la kefia, Mélenchon che diceva il genocidio di Israele, per vedere un tricolore francese sono serviti tre quarti d'ora. Poi sono riandato su Parenzo che festeggiava e la domanda è: ma che cazzo festeggi, scusa? Poi c'erano bandieroni rossi a schiovere anche, bandieroni rossi. Ma è la stessa scena di Parenzo che va all'università, no? Lo corcano lì, bravi questi ragazzi, quelli gli menano, bravi questi, che carini questi, come fa la Palombelli, che belli questi giovani, ecco, che belli questi giovani. Avete letto, te verranno a sgozzare prima a te, poi a noi, perché tanto per quelli ebrei cristiani facciamo tutti... Siamo tutti voglio infedeli. No, no. E oggi il tuo eroe è Macron con la R. Secondo. Macron secondo però. No, ma io dico a voi vi verranno a sgozzare e voi direte abbiamo battuto i fascisti, però abbiamo sconfitto i fascisti. Scusami, caro Daniele, ma la tua opinione su questa cosa dell'aeroporto ASB Berlusconi che sta impazzando negli ultimi giorni? Domani scriverò sul libro, esce domani. Tira un mio commento pacato, riflessivo, questo balletto che in esclusiva però posso riassumervi qui, diciamo, nella sua sostanza. Avete rotto i coglioni. Ecco, avete rotto i coglioni, capito? Avete rotto i coglioni. Allora, perché c'è tutta sta gente che dice: io lascio l'Italia! E andate! Volo di sola andata! Perché qui io lascio l'Italia e stanno sempre qua a rompere il cazzo. Andate! No, non vi piace l'aeroporto Berlusconi, andate! No, è divisivo. E invece, scusa, ci avete rotto il cazzo per 50 anni con Viale Palmiro Togliatti, Piazza Unione Sovietica, Via Lenin, eccetera, quello unisce il paese. Invece Berlusconi è divisivo. Ai funerali di Berlusconi piangevate, dice: no, ma noi eravamo avversari leali. L'avete massacrato in vita, dopo la morte, eccetera. Un aeroporto, però, amico caro, ma insomma dai, Inaudi meriterebbe un aeroporto. Berlusconi, rompe, ma è stato più volte presidente ad Andreotti, ma tu pensa se a qualcuno è stato senatore a vita Andreotti, tesoro, appunto, è stato senatore a... qualcuno, e in un paese appunto, civile Giorgio Napolitano avrebbe nominato Berlusconi senatore a vita anziché aspettare, diciamo, che fosse buttato fuori dal Parlamento italiano. Dice Parenzo che non è appropriato perché ha diviso il paese, le fazioni, tutto questo. Andreotti, nessuno scusa, John Fitzgerald Kennedy non ha diviso il paese, scusa? Candidato Kennedy di una parte contro l'altra? Uno dei pilastri della grande Repubblica. Lo volevano vedere, dai.
su. Quindi aspetta, no, questa è la famosa regola. Quando vincete, quando vincete voi o gli amici vostri, allora Yes We Can, la storia siamo noi. Mi sembra che però che il fresh sta, quando vince la destra è l'onda nera, la torsione ma autorità. No, ma avete Mario la faccia come il cuore, siete pure, vi chiamate male. Democratici, capito? Ma c'è anche un aeroporto dedicato a Reagan negli Stati Uniti. Di che stiamo parlando? Beh, certo. Appunto. E allora non si fanno problemi, non si fanno problemi. Intanto Berlusconi non è Reagan, intanto ha dei processi e delle sentenze passate in giudicato. È molto più divisivo di Reagan e di qualunque pensa altro. Quando in quell'aeroporto vedere Reagan, adesso va bene pure Reagan, lo volevate ammazzare, avrebbe molto più senso dedicare l'aeroporto ai fratelli Rosselli, ad esempio. Perché quando, non ai fratelli Rosselli? Pensa quando al gate biscione dell'aeroporto Berlusconi, perché ci sarà il gate biscione, saranno chiamati dal microfono la signorina i passeggeri da Vigo e Boccassini, aeroporto Berlusconi, sono pregati di presentarsi al gate biscione per l'ultima chiamata. Però scusami, tu che hai dei gatti, ti volevo interpellare su una cosa. Qual è secondo te la pena? Gatti ha, Capezzone? Due, gatti, uno a Roma, uno a Milano. Due gatti. E tra l'altro si è messo anche a vendere i gatti su internet. No, che te ne vedere, oggi c'era un micio spettacolare di un allevamento. Una cosa di, allora, i mici sono tutti belli, bisogna prenderli da solo, prenderli dal Luca, però scusa. No, stai tranquillo, c'ha un welfare che la metà, spero, cioè, di averlo io da solo. Sei una specie di sei feltriano da questo punto di vista, dai molta più importanza ai tuoi. Ma tu tra mezz'ora passata con un micio e mezz'ora passata con chiunque dei firmatari di questi articoli qua, ma c'è puoi avere qualche dubbio? Ma non c'è. Beh, insomma, io neanche un attimo di esitazione. Io preferisco sempre l'essere umano, devo dire la verità. Meglio mezz'ora passata col gatto che con Angelucci, ad esempio, se volessimo tornare al tema di cui si occupa. La pena di io dico tra mezz'ora col gatto e mezz'ora col Cairo, dico sempre mezz'ora col Cairo. E te credo, che tu sì, ma la differenza è che io mi inchino col gatto per accarezzarlo, però non mi metto a 90 come tu ti metti con Cairo, ma lui va nel suo posto di lavoro. Non mi metto a 90 per parlare con Cairo, va nel suo posto di lavoro. Questo è il tema che io ogni tanto provo. Fai l'inchino al dottor Cairo, fai l'inchino al dottor Cairo, sei inchinato. Vabbè, l'abbiamo risolto. Scusa, la pena adeguata per chi lancia un gatto dal ponte, come in Sardegna, lanciare lui e lanciare prendere questa persona, tagli con la stessa e lo lanci e vedi come rimbalza, capito? Cioè, adesso tu dici sul serio, cioè, oppure io ho detto la galera in questi casi dovrebbe essere automatica, ragazzi, di sana galera anche per i minorenni, di sana galera, io ma decorsa subito. Ma scusa, ma tu come fai a prendere un esserino piccolo, meraviglioso, è l'armonia fatta essere vivente, eccetera, e lo scagli così, ma qualcuno deve prendere lui e scagliare lui e vedere se rimbalza, capito? Scusami, di fronte invece a queste proposte leghiste, una è quella di mandare in galera pure le borseggiatrici mamme, ma io sono d'accordissimo su questa cosa qua, perché è una paraculata. La proposta è l'altra è quella di inasprire le pene per chi ruba in metro piuttosto che io me lo ricordo sempre che sono radicale. Sì, ma non sto con te. Allora, a me l'idea che uno fa la prova. Puoi dire qualcosa? L'idea che per qualunque cosa aggiungi 2 mesi di carcere non funziona. Questa proposta ha comunque 2 elementi positivi. La prima è che scatena la crisi isterica di Parenze, quindi di per sé è positiva quando c'è la crisi isterica. La seconda cosa, ma una che usa un bambino come scudo umano, che cazzo di madre è? Che cazzo di madre è? Infatti, che cazzo di madre è? Io su questo sono d'accordo. Se uno ci voleva la proposta di legge di Igor Iezzi, ho capito, ma che guarda, io sull'onorevole Iezzi fossi in te eviterei di fare battute, perché quello viene e c'ha un jab destro a me notevole. Invece sembra una stronzata quella di dare più anni di galera o più di fare delle aggravanti, di mettere delle aggravanti a chi ruba in metro piuttosto che chi ruba al bar. Questa mi sembra peraltro oggi Roma, ecco, momento serio, a Roma è stato picchiato dai borseggiatori. Ah sì, come no, uno in metro, uno che stava facendo la chemioterapia. La domanda è tutti quelli della CGIL, tutti quelli contro Cicalone, che hanno detto su questa cosa? Niente. Se sono giù di voce, hanno finito i giga, c'avevano salsa e merengue, c'avevano Pilates, che c'avevano? Perché viva Cicalone, grazie Daniele, grazie. Grazie, caro, grazie. Salerno, vai.